Questo pane è senza farine. Questo pane è un pane buonissimo, bello anche da vedere, con una mollica intatta, spettacolare. Vediamo come fare. Abbiamo bisogno di 300 g di lenticchie gialle, ma potete usare anche quelle rosse e quelle normali. Lasciate in ammollo per circa 2 ore, 2 ore e mezza. Dopodiché sciacquate bene le lenticchie con le mani, facendovi aiutare dall'acqua corrente della fontana. Poi prendete un frullatore, versate le lenticchie colate nel frullatore, aggiungete 150 g d'acqua. Frulliamo bene, frulliamo per circa 10 minuti. Il composto sarà pronto quando tutto sarà una crema senza agrumi. Versiamo in una ciotola. Io ho usato un piccolo dosatore per mettere dei semi, ho usato dei semi misti, ho usato 30 g di semi di girasole, 30 g di semi di chia, ho usato 30 g di semi di sesamo, ho usato 30 g circa di semi un po' misti, tipo soia, tipo gira, erano misti comunque. E quindi però potete usare quali semi volete. Ho attivato la lievitazione con 10 g di bicarbonato con un cucchiaio di aceto di mele oppure di aceto normale, oppure potete usare una bustina di lievito istantaneo. Aggiungo un cucchiaino raso di sale, lo lascio riposare per circa 10-15 minuti finché non si assesta un pochino. Lo verso in un contenitore da plum cake, ma potete usare qualsiasi volete. Accendo il forno preriscaldato, ho aggiunto anche dei semi sopra, sì, circa 30 g di semi di sesamo e un po' di misto. Accendo il forno preriscaldato a 180 gradi, lo lascio cuocere per circa 30-35 minuti, prova a stecchino per vedere se è pronto. Questo è il nostro pane meraviglioso pronto, da una consistenza assurda anche senza farina. Una mollica che tiene benissimo, potete tostare, potete congelare, potete fare delle ottime bruschette dal sapore di semi con dei pomodori sopra oppure qualsiasi cosa. Provate questo pane, perché quello che sorprende di questo pane è proprio la consistenza, la mollica che non sbriciola e che rimane intatta, anche essendo senza farina. Provate e fatemi sapere.